Buonasera e benvenuti alla Civiglia Italiana. Prima di dare la parola al chiarissimo Preside, alla di lettere della Sapienza, ho il piacere di dar lettura di una lettera della signora Zonta, che scrive: innanzitutto la ringrazio vivamente per aver accettato di coordinare nella prestigiosa sede della Civiglia Italiana la presentazione del volume Terminologia Filosofica Oriente e Occidente, che contiene gli atti di una giornata di studi svolta presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza di Roma il 4 novembre 2051. Vorrei ringraziare inoltre il professor Antonio Lamarra, direttore del Lessico Intellettuale Europeo, che ne ha promosso la pubblicazione, e il dottor Pierpaolo Grezzi, che ne è stato il curatore insieme a mio marito. Un ringraziamento va anche al Dipartimento di Filosofia della Sapienza, che ha organizzato la giornata di studi dedicata alle traduzioni filosofiche in età tardo antica e medievale, in ricordo di Mauro, in particolare ai membri del comitato scientifico organizzatore, nelle persone di tenuti. Impegni di lavoro sopraggiunti mi impediscono di essere presente a questa importante occasione di studio e confronto riguardo a temi e questioni a cui Marco negli ultimi anni aveva rivolto la sua attenzione. È nel suo ricordo e con commozione che rinnovo l'auspicio, da lui stesso posto a chiusura della preparazione del volume, di portare avanti un filone di studi ancora aperto a sviluppi e ad ulteriori approfondimenti. Cordiali saluti, Francesca Zino Zonta. Il preside, che ci fa l'onore di essere qui presente, ha la parola. Grazie. È un piacere di quelli che si associano ai doveri sentiti profondamente, quello di essere qui presente per dare una testimonianza di presenza, di partecipazione da parte di tutta la Facoltà di Lettere e Filosofia a questa giornata che emana da filoni di studio seguiti da Mauro Zonta e che ne commemora in questa maniera anche la prematura scomparsa. Ci sono gli altri più competenti chiaramente di me che potranno parlare della, più profondamente, più specificamente, dell'attività di ricerca e di studio di Mauro Zonta. Io vorrei ricordare soltanto una cosa, che Mauro Zonta venne chiamato, non mi ricordo esattamente quando, nella Facoltà di Lettere e Filosofia ancora unita di Roma, la Sapienza, come vincitore di un concorso veniva da fuori, era uno sconosciuto, non si sapeva chi sia. E allora io e diversi colleghi ne leggemmo con vivo interesse il curriculum di studi, e ricordo distintamente l'impressione che ci fece di uno studioso che si era riuscito ad affermare avendo studiato in sedi prestigiose in Italia, all'estero, avendo pubblicato in sedi prestigiose, seguendo dei filoni di ricerca che anche dai titoli si segnavano come di indubbio interesse per la storia della filosofia, la storia del pensiero, la storia della cultura occidentale. E buona parte di questi interessi si traducono intorno a questo tema sulle traduzioni filosofiche, sulle tradizioni filosofiche in trasferimento da una tradizione culturale, da una tradizione linguistica all'altra, quindi anche coinvolgendo quell'aspetto peculiare che è appunto la traduzione, l'adattamento linguistico, l'impronta che attraverso questa opera di adattamento, di trasfusione, una
tradizione può trasmettere appunto alle altre, e seguendo poi questo filone di particolare interesse che è la presenza della filosofia ebraica, della cultura ebraica all'interno soprattutto della cultura europea, occidentale, fondamentalmente la sua specializzazione erano soprattutto, ma non solo, medievali, alto medievali, e contribuendo agli studi su questo nodo fondamentale di formazione di un primo pensiero occidentale in età latamente post-carolingia. Le impressioni quel primo contatto, proprio da questo curriculum che c'era stato, non so come distribuito, un contatto importante proprio, perché si aveva anche una dimensione che in parte è sfuggita adesso nella realtà attuale della vita universitaria, accademica. È sembra un altro mondo quello che governava le dinamiche di vent'anni or sono rispetto a quelle del mondo attuale, che ci fa ripensare anche da questo punto di aspetto con rammarico alla scomparsa ingiusta di uno studioso così giovane. C'è sempre una sensazione falsa quando una persona più anziana ricorda qualcuno più giovane, purtroppo è irrimediabilmente così. L'unica la speranza, almeno, che nella prospettiva universitaria, accademica, della ricerca scientifica, i filoni di ricerca che erano stati così sapientemente coltivati non restino senza successori. E io spero che questa giornata dia anche un contributo, questa giornata di lavoro oggi e domani diano un impulso importante in questa direzione. Vi ringrazio molto. Grazie. Grazie. Stefano Petrucciani, direttore di quello che fu un Dipartimento Nobile di Filosofia, adesso non so più come si chiama perché avete fatto tali partiti. Adesso invece siamo riusciti, caro professore Gregori, a mantenere la denominazione Dipartimento di Filosofia e siamo quasi unici in Italia ancora, non so per quanto durerà, ma comunque speriamo che duri, e l'impegno del preside mio è perché questo possa durare ancora molti anni, perché siamo orgogliosi di appartenere a uno dei ormai rimasti pochissimi, o forse siamo un paio, dipartimenti di filosofia in Italia, e devo dire che alla vita di questo Dipartimento di Filosofia Mauro Zonta ha dato un grande contributo con il suo sapere, con la sua scienza. Oggi nella università attuale si parla molto, a proposito e a sproposito, di eccellenza, ci si riempie continuamente la bocca di eccellenza, ma ecco, un caso dove è veramente giusto utilizzare questa parola è proprio il caso di uno studioso come Mauro Zonta, perché il suo lascito, tutto quello che ha fatto rimarrà, io credo, si tratta di lavori molto importanti destinati a essere una pietra miliare nello sviluppo degli studi. E per uno studioso dire appunto che il suo lavoro è destinato a rimanere credo che sia la cosa più bella e più importante. E non voglio prendere molto tempo, dico soltanto che come appunto direttore di dipartimento ho avuto sempre un rapporto di grande dialogo molto bello con Mauro Zonta, e ho potuto apprezzare non soltanto la sua serietà di studioso, perché insomma tutti quelli che lo hanno conosciuto lo ricordano come uno studioso di grande rigore, completamente immerso, diciamo, nei suoi difficili lavori, ma anche come una persona di squisita cortesia e gentilezza, e in tutti i rapporti accademici molto, molto sempre cordiale, molto gentile, una persona veramente di grande qualità anche umana e non solo intellettuale e scientifica. I campi nei quali ha lavorato sono molti, li ha già ricordati il preside, devo dire anche nel suo caso si può dire che è stato un lavoro a dimensione davvero internazionale, ha studiato
e fatto ricerche nelle più importanti biblioteche del mondo, ha avuto contatti con le principali università e istituti di ricerca, ha pubblicato in molte lingue, tra l'altro conosceva appunto molto bene tante lingue, l'arabo, l'ebraico, e si è dedicato appunto a questo lavoro di studiare le connessioni, le intersezioni, i passaggi, le traduzioni, soprattutto nell'ultima fase con il lavoro sui lessici, che è davvero molto significativo, e appunto ha approfondito, diciamo, questo tema della formazione del lessico filosofico attraverso gli apporti della tradizione araba, attraverso le edizioni e gli studi sui commenti di Aristotele. E ancora da ricordare un caposaldo, diciamo, del suo lavoro, la traduzione e l'edizione italiana di un classico del pensiero ebraico come La guida per i perplessi di Maimonide. Insomma, un grande lavoro che lascerà sicuramente una traccia importante, ma anche un uomo di grandi qualità personali, e in questo io lo ricordo sempre con molto affetto e rispetto. Grazie. Grazie. Per il direttore del Lettico di San Romeo, Antonio La Marra. Grazie. E beh, dopo gli interventi che mi hanno preceduto e che, sia pur brevemente, hanno già delineato le caratteristiche fondamentali della figura umana e professionale di Mauro Zonta, io aggiungerò solo qualche annotazione che riguarda più direttamente le vicende del volume che oggi si presenta. Volume che, ricordo molto bene, nasce come iniziativa proprio su suggerimento del professor Gregori, che aveva seguito la giornata internazionale di cui si pubblicano gli atti e mi parlò in toni estremamente elogiativi e di grande interesse di questa iniziativa, che viceversa purtroppo non avevo potuto seguire personalmente. E d'altro canto è facile capire, una volta che si ha sott'occhio anche solo il sommario del volume, come fosse opportuno, sensato, ragionevole che il nostro istituto prendesse l'iniziativa di accogliere questi studi nella sua collana, diciamo, più di orizzonte, più di studi più generale, vista appunto i contenuti e gli orientamenti. L'istituto, il nostro, che da sempre segue con un'attenzione speciale tutto il tema dei rapporti sul piano della terminologia, del scambio e interrelazione fra i lessici, le vicende fra culture anche molto diverse, che pur essendo centrato nella sua missione sulla filosofia, il pensiero scientifico, della cultura dell'Europa occidentale, ma ha sempre guardato con grande attenzione a quanto nei vari momenti storici questa cultura o queste culture avevano appreso e avevano ricevuto da altri mondi culturali e specificamente dall'Oriente, dal vicino Oriente. Quindi era per me stato facilissimo aderire a questo spunto, a questo suggerimento, e accogliere il volume nella nostra collana. Basti pensare, a titolo soltanto emblematico, che il primo volume di questa collana, che ormai ne conta 126-127, è un glossario filosofico ebraico-italiano. Quindi, diciamo, c'è una continuità, ecco, quello che fu curato e edito da Sermoneta. Quindi, cioè, si rivela in questo una continuità, un filo rosso che attraversa le vicende degli studi dell'istituto con l'onore di dirigere, che percorre i decenni. In questo, quindi nel prendere poi contatti e nel seguire le vicende della preparazione del volume, ovviamente sono entrato in contatto diretto, personale, con Mauro Zonta, che seguiva i progressi e qualche volta, diciamo, le inevitabili difficoltà che si possono incontrare in questi lavori editoriali con estrema attenzione, e posso effettivamente documentare quanto gli stesse a cuore
la buona riuscita di questo volume e il fatto che si conducesse in porto l'iniziativa. Ci siamo sentiti numerose volte, abbiamo scambiato messaggi, ci siamo incontrati, cercando sempre di affrontare nella maniera più costruttiva le più o meno piccole difficoltà che si incontravano e che effettivamente in alcuni casi sembravano abbastanza ardue da superare, vista la complessità, però anche dal punto di vista tipografico editoriale dell'impresa che stavamo perseguendo, dove, come chi ha avuto il volume fra le mani se ne rende conto immediatamente, si mescolano, si incontrano nello stesso testo, nella stessa nota, alle volte nel giro di pochissime righe, lingue, alfabeti, direzioni di scrittura completamente diversi. E questo all'inizio ha posto problemi non proprio semplici, che comunque mi sembra, insomma, con il concorso un po' di tutti siamo riusciti a superare, anche qualche volta dovendo rimettere in discussione qualcuno degli aspetti, alcune caratteristiche tipografiche editoriali cui siamo abituati nei volumi più tradizionali, per così dire, che pubblichiamo. Dicevo appunto della grande intenzione, grande cura, grande interesse che Zonta mi aveva sempre manifestato nei confronti di questa iniziativa e di questo volume. Per cui quando ci colse la notizia della sua scomparsa, mi sembrò effettivamente doveroso e in qualche modo ineludibile di non solo, come era tutto sommato ovvio, rassicurare gli autori sul fatto che l'iniziativa si sarebbe portata a termine, e questa era fuori discussione, ma anche che sarebbe stato poi quello di oggi, quello che poi si concretizza oggi, sarebbe stato utile poi dare un'occasione, una volta uscito il volume, darci un'occasione per un incontro, una presentazione che fosse anche un momento di rammemorazione e di ricordo. Mi fa particolarmente piacere che questo avvenga nell'ambito di una iniziativa comune con il Dipartimento di Filosofia, con la Facoltà di Lettere e Filosofia, ai quali il nostro istituto è legato da sempre, dalla nascita, da legami di collaborazione stretta e molto, molto importante, e anche perché sono queste poi, credo, le iniziative che danno senso a tante dichiarazioni, a tanti documenti che siamo chiamati spesso a sottoscrivere e che non necessariamente poi si concretizzano in vere iniziative così forti e così piene di significato. Quindi il fatto che siamo qui oggi mi pare particolarmente degno di nota, mi pare particolarmente importante sottolinearlo. Vorrei concludere spendendo anche una parola di ringraziamento per l'istituto che ci ospita, che ha voluto accogliere questa iniziativa ospitandola oggi qui nella sua prestigiosa sede, quindi ringrazio l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana. Con questo credo che possa dire che ci aspettiamo che il lavoro fatto effettivamente dia quei frutti che per primo il curatore, l'iniziatore dell'iniziativa e poi del volume auspicava, e che su questa strada si possa continuare con nuovi studi e nuovi approfondimenti. Grazie. 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 Credo di ricordarci. Grazie, io mi unisco ai ringraziamenti alla facoltà, al dipartimento per aver organizzato, e alla professoressa Luisa Valente che mi ha invitato, mi ha chiesto di ricordare la figura di Mauro Zonta, e ringrazio anche tutti i ricercatori, gli studiosi che poi parleranno dopo di me, proprio perché ci sarà un ampio dibattito, un grande approfondimento. Io
vorrei non impelagarmi nell'analisi del pensiero scientifico di Mauro Zonta, se ne parlerà ampiamente, sia rispetto a questo volume che in generale a tutti i luoghi culturali che lui ha toccato. Se me lo permettete, vorrei fare un ricordo un po' più personale, essendo stato, avendo un po' collaborato con lui, ho provato a dargli una mano all'università negli ultimi più di 10 anni. Come sempre accade in questi momenti, io l'ho conosciuto da studente, quindi sono andato a seguire le sue lezioni quando ero semplicemente uno studente e sono rimasto subito profondamente affascinato dal suo approccio. Ora, per chi lo conosceva, sa che questo approccio era un po' particolare, cioè sicuramente il professor Zonta non era un affabulatore, un oratore fascinoso, no? Mi ricordo sempre che lui teneva le sue lezioni con seduto, praticamente immobile, con un quadernetto nero scritto fitto fitto e quasi leggeva. Faceva tutto quello che gli esperti di comunicazione del public speaking negherebbero. Eppure io, come tantissimi degli studenti che poi hanno seguito le sue lezioni, eravamo affascinati proprio da quel modo, da quell'approccio lì, che era un approccio asciutto, un approccio senza fronzoli, come dire, senza colpi di scena, ma concentrato sull'essenza del lavoro. C'era si sentiva questo approccio essenziale, e questo credo che ha affascinato me e ha affascinato molti. E poi dopo, lavorando con lui, ho capito che quello non era solo un suo modo di fare lezione, ma era il suo modo di fare in generale, potrei dire forse un modo di essere. E penso che chiunque di voi che ha letto le sue opere, i suoi articoli, i suoi saggi, si rende conto che sono saggi densi, saggi che vanno direttamente al dunque. Non so se è una mia sensazione, ma sono quei saggi in cui si respira la ricerca pura. E quindi, se ci pensavo, dovendo trarre un insegnamento non solo accademico, ma forse un po' di vita da questi anni trascorsi con lui, la parola che mi veniva in mente era purezza. Io lo posso dire, Mauro Zonta era un uomo puro, cioè il suo approccio alla ricerca era talmente profondo, talmente diretto, essenziale, che stupiva sempre. La sua attenzione nella vita era concentrata profondamente su questa ricerca. E lo dico un po' scherzosamente, ma in tutti questi anni in cui siamo stati vicini, noi non abbiamo mai parlato di politica, di teatro, di cibo, cioè di cose prosaiche, voglio dire, sì, se non in maniera incidentale, ma sempre della ricerca, del lavoro universitario. Questo potrebbe apparire anche un po' strano, no, come rapporto, ma non è strano se lo si conosceva, perché la cosa che lo entusiasmava di più al mondo era quella ricerca pura, era quella continua ricerca. E io ero rimasto affascinato da questo suo entusiasmo nei confronti della ricerca, del suo lavoro in generale, era trascinante. Mi ricordo che quando mi raccontava di un nuovo articolo o di un manoscritto, ogni tanto tirava fuori un manoscritto dal cilindro in una biblioteca, e era questo racconto di, seppure per me, che ero allora, ma come adesso, ignorante, magari non conoscevo affatto chi fosse quell'autore di cui stava parlando o quel microcosmo culturale, eppure ti trasmetteva un tale entusiasmo per cui in quel momento avresti lasciato tutto e l'avresti seguito in quella biblioteca oscura da qualche parte del mondo per sapere tutto di quello di cui ti stava raccontando. E poi c'era un'altra cosa, c'era questa dedizione assoluta alla ricerca, soprattutto filologica, questo approccio che era straordinario, davvero straordinario. Questa dedizione che c'è stata sempre, sappiamo, no, la sua salute a volte gli ha creato dei problemi. Io mi ricordo il giorno della mia laurea, era presente anche la professoressa Valente, aveva appena fatto la prima operazione
E quindi, insomma, qualche difficoltà c'era, e poi anche dopo c'erano alti, bassi, eppure lui aveva una forza straordinaria nel continuare questa ricerca. Sembrava quasi una missione, trasmetteva quest'idea del comunque c'è qualcosa che va oltre. E naturalmente questo c'è stato anche fino agli ultimi tempi, agli ultimi mesi, nonostante non stesse bene, no, nell'ultimo periodo, anche con qualche difficoltà a parlare, però noi quando ci sentivamo si parlava sempre degli esami a settembre. Adesso non sto molto bene, ma verrò a settembre, ho della tesi da seguire, e soprattutto di questo volume. Questa era una di quelle cose di cui si parlava tanto. Io naturalmente ho un po' un rammarico, un po' un senso di colpa del fatto che lui non l'abbia tenuto in mano. Purtroppo gli eventi ci hanno superato, anche tutte le difficoltà che ricordava il dottor Lamarra. C'è stata una gestazione molto complessa. E lui ci teneva moltissimo a questo volume, ci teneva tanto perché, di questo ne parlavamo spesso, era un po' la linea nuova che la sua ricerca stava seguendo, questo sfondo più ampio a cui lui guardava. Come diceva il professor Petrucciani, lui era appassionato dei luoghi di confine, dei punti di contatto tra culture apparentemente diverse, ma dove le lingue e il pensiero si incrociano, e aveva questa idea un po' della parola universale che sta forse davanti ai concetti filosofici, no? Ritrovare questo filo. Infatti dal pensiero, dallo studio dei manoscritti del pensiero ebraico ed arabo si era spostato poi verso tutta l'area medio orientale, tutto il centro dell'Asia, aveva studiato lingue come il tocario, il sogdiano, ultimamente studiava il sanscrito. Io ho scritto delle 13 lingue, che è vero questa questione, si appassionava a molte lingue, quindi l'idea, tutto entrava in questo progetto di riconnettere questo filo. Ma adesso sto andando oltre, se ne parlerà, ne parlerete voi. Era soltanto per dire appunto che questa pubblicazione aveva un valore straordinario per lui, e quindi io sono molto contento di essere qui, vi ringrazio per questo evento. So per certo che se lui fosse stato qui sarebbe stato l'uomo più felice del mondo in questo momento, e quindi io sono insieme a lui felice che possiamo continuare la discussione lungo quella traccia che lui ha iniziato a segnare. Grazie. Grazie, grazie anche per questo ricordo affettuoso. Devo dire che la venuta a Roma fu dovuta a me. Lo scoprì io per casualmente, questo grande studioso che era appunto così ritirato sempre, che non si faceva mai spazio, insomma, no? Quindi ci furono problemi, appunto, come ogni cosa seria. Forse oggi sarebbe impossibile, vero Preside? Oggi in questa università di massa, in cui sarebbe impossibile, deve aver tutto lo studio, mi sembra che la crisi delle lingue semitiche nelle università italiane sia significativa, appunto, no? Noi avevamo una posizione nella semitistica eccezionale, abbiamo perso ogni posizione purtroppo. E comunque, appunto, io sono molto contento di questo ricordo di Zonta, perché rientrava nei progetti del nostro lessico. Comunque ora forse cambia in parte scena, che devo chiamare qui Cristina D'Ancona, Mauro Perani e Giuseppe Veltri. È un po', eh? Io a lei l'ho fatta. È un po' che non ci siamo. Sì. Sì. Io presiedevo una commissione. È vero. Che ha fatto ricercatrice la professoressa. Un milione d'anni fa. A Padova, esatto. Mi ricordo sì, bene. Sì, sì. Perché era già bravissima allora. Ma lo sa, quindi... che mi ricordavo anch'io la stessa cosa mentre lei parlava. Sì, sì, abbiamo... Ne abbiamo fatte tante. Ne abbiamo fatte tante, sì. No, è molto bello questa possibilità di incontro, anche perché come ricordava Antonio Lamarra, il primo volume del lessico 1969
era il lessico ebraico italiano dell'ambiente di Vitibomi, di Potenza di Salerno, fatto da Sermoneta, allora mio collaboratore e poi mio assistente, anche la più grande di me. E quindi il primo volume indica l'interesse che il lessico ha sempre posto per i passaggi di cultura. Fu spiegato questo al primo colloquio internazionale e il tema tornò sempre. Abbiamo concepito la storia del lessico come una storia di traduzioni, nel senso pieno del tradere, del passare non solo linguaggi ma valori, modelli. Tutta la cultura mediterranea e non solo è fatta di traduzioni da un contesto ad altro contesto geografico, linguistico, culturale. L'aspetto linguistico è un aspetto certo non marginale ma non esclusivo, ma teniamo cioè presente che il tradurre, anche il tradurre testi, è sempre da collegare con un contesto che è il contesto del tradere, del passare esperienze, appunto modelli di cultura, linguaggi, dove gli inutili del volume parleranno. Ricordiamoci che Zonta nel 14 ha pubblicato un magnifico saggio di lessicografia filosofica araba, che è l'unico contributo cospicuo in questo campo, e che qui spostatosi nel complesso problema del rapporto fra una terminologia ebraica incipiente, possiamo dire, nel suo rapporto con la tradizione araba, sai, più matura, e la traduzione greca e latina. La latina ha poca influenza ovviamente, ma l'arabo è determinante, una buona quantità, lui insiste, di vocaboli, che circa un terzo dei vocaboli filosofici derivano direttamente, spesso come calchi semantici o morfologici dell'arabo, quindi è molto importante. Ma guardate anche l'insegnamento che lui ha dato nel plurilinguismo di cui era maestro. Testo questo emozionante, questo volume, perché si passa dai caratteri a noi più noti, i caratteri latini al greco, poi al sanscrito, all'ebraico, all'arabo. Veramente è stata una bella realizzazione. Essere riusciti nello scasso della nostra cultura e della nostra editoria essere riusciti a pubblicare un testo così complesso, con edizioni di testi come quello la Camera Baffioni, che pubblica la traduzione dei primi capitoli dell'interpretazione di Aristotele della Biblioteca Ambrosiana, una traduzione che è rimasta marginale rispetto alla più importante e più nota, ma che ha avuto la sua notevole influenza nella costituzione della terminologia, con un cenno finale molto interessante, poi per noi romani, alla scuola araba di San Pietro in Montorio, che appunto sembra fosse una, sul tardo medioevo, una scuola molto attiva di traduzioni. Così come l'esame fatto sull'uso del verbo essere nella metafisica e nelle traduzioni, perché la Silvia Fazzo sottolinea come il verbo essere abbia funzioni di copula nelle lingue indoeuropee che non hanno le lingue semitiche, quindi pone problemi interessanti anche questi. I rapporti con l'armeno sulla idea di natura, fra armeno, arabo, greco, dove al fondo va detto che vi è sempre l'idea dello sviluppo di qualcosa che è alla base di uno
fino a Sferra, che arriva alla nascita di una terminologia della conoscenza nel mondo sanscrito. Ma quello che interessa appunto di questo volume è che prosegue una linea di ricerca che è assolutamente fondamentale, dove è importante non solo il tradurre, un testo, dove appunto importante è la trasmissione e l'arricchimento che questo testo tradotto porta non solo culturalmente ma anche linguisticamente, ed è un tema su cui noi abbiamo lavorato al lessico. Noi non abbiamo presente che gran parte della terminologia filosofica e scientifica moderna deriva per calchi successivi, soprattutto dal greco al latino, dal latino all'italiano. Questo si dimentica troppo spesso, mentre invece è un elemento molto importante. Anche gli errori, e questo andrebbe ricordato a chi si occupa di traduzioni, che l'errore non è da segnare col rosso o col blu, questo traduttore si è sbagliato. Spesso l'errore diventa poi un concetto a livello quasi parodistico, ma vero. C'è le famose lezioni di Pomponazzi, che si trova davanti la traduzione, no, traslitterazione, per modo di dire, il termine coinonia, per dire il rapporto fra l'intelletto possibile e l'intelletto agente, cicogna diventa, una cicogna dell'intelletto. Allora, tutte lezioni su cos'è la cicogna dell'intelletto, che è un concetto che nasce da un errore, uno. L'altro lo diceva Minio Paluello quando 40 anni fa cominciò a pubblicare le prime traduzioni di Boezio, prime tra le vulgate. Noi dimentichiamo troppo spesso che questi traduttori lavorano su manoscritti anteriori a quelli su cui lavoriamo noi oggi, cioè i manoscritti che noi abbiamo, che so, di Aristotele, sono tardo medievali ma soprattutto umanistici. Il traduttore arabo o anche il traduttore greco-arabo o arabo o greco-latino usa manoscritti che sono anteriori, e siccome prevale il metodo del tradurre ad verbum, si può ricostruire un testo, una storia di un testo perduto attraverso le traduzioni, cioè un retro tradurre dal latino o dall'arabo al greco, posta questa tecnica di tradurre ad verbum che a volte rende per noi inintelligibile il testo. Ora, questo i traduttori debbono ricordarlo, perché è estremamente importante avere presente che questi traduttori lavorano su una tradizione manoscritta diversa dall'attuale, cioè più antica. Non è detto che è più autorevole, perché recensiore, diceva Pasquali, non sono deteriore, quindi dico, però è indubbio che noi oggi si lavora su testi umanistici, questi lavorano su testi molto più antichi. Quindi l'importanza del tradurre e di studiare le traduzioni è assai più complessa della singola problematica del rendere parole assenti in una lingua e quindi creare parole nuove. Quindi la neologia, la traduzione come neologia, come fonte di neologia, ma anche come fonte di storia del testo. Quindi un campo ricchissimo, il lessico si è più volte interessato a questo, ma io ho tenuto troppo, ma ripeto, il bello del tradurre, e badate che è un problema che accompagna tutta la cultura europea. Solo è noto come Locke gira in traduzione francese e latina, eccetera. Ma ancora Benedetto Croce, nel presentare i classici della filosofia moderna al principio del Novecento, dice che è fondamentale tradurre, che noi siamo culturalmente arretrati,
che abbiamo tradotto poco, e io quindi comincio a tradurre. Per questa idea della traduzione come ampliamento di orizzonti è ben presente, perché il fatto che esista un'opera in lingua originale non significa che viene letta. Heidegger viene letto quando Corbin in Francia negli anni 40 e in Italia Pagi lo traducono con che cos'è la metafisica, si comincia a parlare in Europa di Heidegger. Quindi dico, il tradurre significa anche proprio il trasferire esperienze e aprire noi. Scusatemi, ma le traduzioni sono un tema appassionante, perché la storia della cultura è storia di traduzioni. Cristina D'Ancona può aprire questo pomeriggio scientifico. Grazie. Grazie. Grazie professore, grazie per l'introduzione che ha fatto, che così in qualche modo già ci mette in contatto con questo volume pieno di cose importanti. Io vorrei cominciare ripetendo un ricordo di Mauro. Credo che quello che è stato detto di Mauro finora sia molto più profondo e diretto di qualunque cosa posso dire io, ma ugualmente vorrei partire da lui e ricordare, è già stato fatto, la sua attenzione costante per proprio questo problema del dizionario dei termini filosofici. E questo lui aveva cominciato a farlo nel 1992 con questo dizionario filosofico ebraico del XIII secolo che aveva studiato nel 1992. Da allora, quando era molto giovane, noi non ci conoscevamo ancora, ma ci saremmo conosciuti poco dopo, fino a ora, a questo saggio di lessicografia filosofica araba del 2014, che è stato adesso ricordato e anche, come dire, descritto nei suoi contenuti, con in mezzo alcuni contributi molto importanti, uno del 2007, ma non faccio adesso la bibliografia ragionata dei lavori di Mauro Zonta incentrati su questo tema, ma li menziono solo per dirvi che da allora, quando era poco più che un ragazzo, fino ad ora, a poco tempo fa, l'attenzione di Mauro è sempre stata concentrata su un taglio che non era quello del catalogo delle parole e nemmeno quello della moltiplicazione di paralleli linguistici che venivano, come dire, affastellati per accumulazione, ma la sua attenzione era sempre stata concentrata su quello che poi ha preso corpo nel dizionario del 2014, in questo saggio di lessicografia filosofica, dove quello che è importante è l'aggettivo, cioè, come è stato ora ricordato dal professor Gregori, la questione della individuazione delle filiazioni concettuali attraverso delle acquisizioni terminologiche. Però per lui il problema era sempre un po', come dire, un problema filosofico di fondo che cercherò di mettere in luce tra un momento. Io non so, lei mi fermi, non so quanto tempo di parola ho, ma lei mi fermerà. Vorrei cercare di metterlo in luce chiamando in causa un autore che Mauro amava, che era Al-Farabi. Poi mi riprendo su questo discorso. L'idea che Mauro aveva e che è venuta fuori, diciamo, formulata concettualmente solo nel saggio di lessicografia filosofica, espressa in modo formulare, era che attraverso le acquisizioni terminologiche, in tutta la loro gamma, cioè dai calchi, da una lingua in un'altra, alle traduzioni che mirano a rendere il senso, alla creazione dei neologismi, cosa che lui aveva seguito soprattutto in arabo, più ancora che in ebraico, quello che passava era una nozione, e che quello che andava messo a fuoco era una nozione filosofica. Ora, questo è pieno di implicazioni, è una cosa che è piena di implicazioni, ma ripeto, su questo tornerò tra poco parlando di Al-Farabi. Questo suo cammino lo ha portato, e lui è stato ricordato molto bene da Pierpaolo, non ha potuto vedere questa sua ultima creatura, però credo che
l'abbia seguita e abbia dato una impostazione che poi insomma permane nel libro che siamo qui a commentare. In questo libro si vede bene l'applicazione di questo principio ad ambiti specifici da parte di specialisti che immagino nel momento in cui è stata formulata l'idea del colloquio da cui poi ha preso vita il volume erano stati da lui cercati e convocati proprio a questo proposito qua, degli specialisti che diciamo avevano competenze specifiche in ambiti diversi, ma che lui ha voluto raccogliere proprio come mettendosi un po' fuori da questa prospettiva, cioè a dire questi specialisti devono dire qualcosa che deve servire per adeguare un criterio che era quello che lui aveva maturato in questi anni dal 1992 fino al 2014, la formazione di un lessico filosofico in una lingua o una lingua che ha già una grande tradizione filosofica preesistente o una lingua come l'armeno che si affaccia alla scrittura letteraria nel tempo stesso in cui recepisce tradizioni culturali differenti è sempre un atto che va al di là della pura e semplice recezione. La recezione di testi attraverso traduzioni, nella prospettiva di Mauro, era sempre un adattamento e sempre parte di una vera e propria ricreazione di contenuti. Questo nel volume che noi siamo stati chiamati, io ho avuto l'onore, in sostanza immeritato, perché la maggior parte delle lingue di cui si parla qua io non la conosco, non la posso leggere, posso leggere solo tre, il latino, l'arabo e il greco, e l'ebraico no, l'armeno no, il sanscrito no, quindi vabbè, siamo pari, però voglio dire, l'onore che mi è fatto immeritatamente di parlare di questo dal punto di vista che è il mio, che è quello della trasmissione greco-araba, unito a una certa consuetudine di discussioni teoriche su questo punto con Mauro tutte le volte che capitava che ci incontravamo, mi permette di dire che io così vedo attraverso questo libro questa prospettiva come è venuta maturando negli anni nel pensiero, come dire, non specificamente sulle traduzioni, ma un po' trasversale di Mauro relativamente al rapporto fra la lingua, in particolare una lingua, appunto le lingue storiche, e i concetti della filosofia. Vorrei parlare di questo libro, non parlerò del contributo sull'armeno della collega Pontani e del contributo sul sanscrito del collega Sferra, perché appunto non sono in grado nemmeno di apprezzare, si vede il contenuto di questi studi e si vede la prospettiva, ma non sono in grado di parlarne in modo non analfabeta, quindi di questi non parlerò, ma si vede nella scelta di questi contributi la prospettiva che era quella soggiacente al saggio di lessicografia filosofica del 2014. Perché nel contributo sull'armeno si vede, si sostiene, ho capito questo, pur da profana, l'influenza non greca, bensì iranica, tentativo di mettere a fuoco un termine che serva per esprimere la nozione di natura e che è complementare al senso di physis che viene dalle traduzioni dal greco, nel contributo sulla riflessione filosofica sanscrita sulle tematiche del conoscere si vede quel comparatismo puro verso cui Mauro stava, posso dire, rotolando, perché era quello il punto di gravità, lui stava andando in quella direzione là, e quindi si capisce bene dalla struttura che lui aveva dato a questi contributi dove voleva andare a parare. Di questi purtroppo non sono in grado di parlare, ma ne volevo comunque menzionare la natura di rapporto intrinseco col piano che Mauro aveva dato alla sua ricerca degli ultimi anni, perché completano quella idea che lui andava maturando nel libro del 2014,
e che sempre ci riporta a questa nozione dell'esistenza di concetti filosofici anteriori rispetto alle lingue naturali in cui essi possono venire espressi e che giustificano la ricerca del traduttore di dire: ma io qui come devo rendere questo concetto? Dice: ma allora vuol dire che tu questo concetto ce l'hai, lo possiedi, lo conosci, ti è familiare, eppure non doveva essere esterno alla lingua naturale in cui ti esprimi e venire a te dal di fuori, da una lingua che hai studiato per poterla tradurre? Erano un po' queste le cose di cui parlavamo quando ci incontravamo con Mauro, e la struttura del libro appunto riflette molto bene queste preoccupazioni. Dirò brevemente, gli argomenti dei contributi sono già stati elencati dal professor Gregori, qualcosa relativamente allo studio di Carmela Baffioni, allo studio di Silvia Fazzo e al contributo di Henri Huguenin Roche. Noi abbiamo qua di fronte tre esempi, per conto mio molto importanti, di questo adattamento che presuppone la presenza di un contenuto concettuale prelinguistico comune, senza il quale l'idea stessa di adattamento ad una lingua obiettivo a partire da una lingua fonte proprio non c'è. Nello studio della traduzione araba dell'interpretazione parziale e anche dell'Isagoge fatto da Carmela Baffioni relativamente ad una versione che si trova conservata soltanto in un manoscritto ambrosiano, noi abbiamo un'analisi molto puntuale di differenti scelte lessicali nella resa di un antecedente greco. Secondo Carmela Baffioni, la versione ambrosiana è più antica di quella celebre e molto studiata che si trova nel cosiddetto Organon di Parigi, che è un manoscritto arabo nel quale appunto i testi fondamentali della logica aristotelica sono non soltanto tradotti in arabo ma commentati in margine e in interlinea, e che quindi ci dà una immagine molto chiara di quella che era l'attività del circolo aristotelico di Baghdad del X secolo. Questo studio, sia per quanto riguarda la traduzione della interpretazione, sia per quanto riguarda la traduzione dell'Isagoge, mette in luce la delicatezza della ricerca di diverse rese lessicali di un antecedente greco, e quindi ci permette di vedere nel dettaglio quale lavorio mentale è stato messo in opera dal traduttore anonimo, correggimi se sbaglio Carmela, ma è anonimo, non sappiamo chi è, per rendere esattamente dei contenuti che sono tecnici e che al tempo stesso però sono anche necessariamente quelli di uso comune, perché sono quelli che ci servono per esprimere il parlare portatore di verità, l'enunciato che può essere vero o falso. Silvia Fazzo torna sul tema della resa araba di un altro termine chiave che è al tempo stesso, e lo dico perché il suo contributo va in questa direzione qua, un termine chiave del parlante greco normale, il verbo essere, e un termine chiave del lessico filosofico, il più specifico, il più preciso che si possa immaginare, quello della metafisica. Secondo Silvia, il parlante non è con, se ho capito bene, ma anche lei mi correggerà se sbaglio, non è con il senso usuale del verbo essere a disposizione del parlante greco ordinario, ma è con il senso specializzato della metafisica di Aristotele che fa i conti il traduttore arabo. E per la struttura della lingua araba questo presenta dei problemi sui quali non entro, ma che ancora una volta ci riportano a battere sul punto sul quale brevemente torno, parlando per un attimo di Al-Farabi, dopo che ho parlato, vi ho esposto su cosa verte il contributo di Henri Huguenin Roche. Ancora una volta questo discorso ci porta sul rapporto fra una lingua storica data che ha delle sue strutture, che ha delle sue limitazioni anche,
è una lingua concettuale, un qualcosa che è nella mente del traduttore e che lui deve necessariamente possedere, perché altrimenti come valica il confine della lingua naturale, se non perché ha capito? E che cosa vuol dire avere capito, se non possedere un concetto che è un concetto, come dire, preverbale, non linguistico, o post-linguistico se volete. Insomma, questo lo si vede molto bene nel saggio di Henri Guénaroche, il quale analizza la resa siriaca di tre termini chiave della logica aristotelica, perché sono quelli portatori del concetto di verità: la negazione, l'affermazione e il rapporto fra l'affermazione e la negazione, che in questa traduzione siriaca di cui si parla, ora non vi do il dettaglio, ma si vede bene, dipende dalla formulazione del rapporto tra enunciato affermativo e enunciato negativo che si ha nella scuola aristotelica di Alessandria, nella scuola di Ammonio, perché appunto il terzo tipo di enunciati viene chiamato enunciato metatetico, e questo è tipico della scuola di Ammonio. E quindi questo traduttore si trova ad avere a che fare con dei termini tecnici terribilmente connotati, estremamente difficili. In parte fa un calco, ma evidentemente in una buona misura ha capito, e quindi Henri Guénaroche ci guida a capire attraverso quali processi, non soltanto di derivazione, diciamo di storia delle idee. È targato a scuola di Ammonio questa traduzione, perché se c'è l'enunciato metatetico sappiamo che siamo da quelle parti là. Ma a parte questo, cosa c'è sotto? Che tipo di comprensione ha il traduttore del rapporto fra gli enunciati affermativi, gli enunciati negativi, in modo tale da poter rendere in una lingua così diversa e al buio, con pochi commenti, senza tanti presupposti, quel delicato rapporto appunto che c'è nella logica aristotelica fra gli enunciati che affermano e gli enunciati che negano, cosa si afferma, si afferma o si nega una parte dell'enunciato o l'enunciato nel suo complesso, e via così. Poi dopo Guénaroche analizza la terminologia relativa alle facoltà dell'anima nella traduzione siriaca di un testo, diciamo, che ha a che fare grosso modo con il De Natura Hominis di Nemesio di Emesa. Anche lì si va nel tecnico, taglio corto, perché volevo arrivare su un punto per me importante. Ne ha parlato in parte Silvia Fazzo nel suo contributo, il testo a cui vorrei fare riferimento, sia pure brevemente, è un altro rispetto a quello di cui si è servita lei. Al-Farabi, come dire, il maestro secondo del Mu'allimatani della logica aristotelica nel mondo arabo, nel X secolo a Baghdad, questo problema del rapporto fra la lingua naturale e la lingua concettuale se l'era posto e se l'era dovuto porre, perché aveva, come dire, il suo gruppo, il gruppo dei filosofi, che era dei filosofi aristotelici, che era un gruppo in competizione con altri gruppi intellettuali, con altre élite colte della Baghdad del tempo, che ciascuna delle quali reclamava la priorità, se l'era dovuto porre perché il gruppo dei filosofi era stato messo in grande difficoltà dalla discussione, non con i teologi, ma con i linguisti, con i letterati, relativamente alla possibilità per noi di considerare Aristotele il maestro del pensiero tout court, visto e considerato che al di là della barriera determinata dalla lingua naturale che noi parliamo, non si può andare. Questo era il pensiero linguistico che era stato opposto alla pretesa dei filosofi di possedere uno strumento di scienza universale, la scienza dell'essere in quanto tale, la scienza della logica. Siccome erano stati contestati duramente, finisco, su questa faccenda, e i filosofi presero un po' le contromisure, e analisi molto articolata del rapporto fra le lingue naturali e le lingue concettuali, che era il problema che appassionava Mauro e che prima di lui aveva appassionato moltissimo Al-Farabi,
Una soluzione di questo problema era data per Al-Farabi dal considerare, contrariamente a ciò che, essendo dottrina del Corano, era anche dottrina dei grammatici e dei linguisti arabi, a lui coevi, l'impositore del linguaggio, il datore della lingua, non era Dio, ma era la convenzione tra gli uomini, e che convenzioni diverse, in gruppi umani diversi, davano vita a linguaggi diversi, e che questo però non era un limite e non invalidava la pretesa della logica aristotelica di essere un linguaggio della mente che travalicava non soltanto le lingue e le etnie, ma anche le religioni, ma la avvalorava, al contrario, la avvalorava. L'idea di Al-Farabi, che è un'idea molto, come dire, interessante e soprattutto è abbastanza, come dire, sorprendente nel suo contesto e nella sua epoca, era che le lingue del mondo erano tante e diverse e erano stabilite per convenzione e partivano dalla indicazione proprio deittica dell'oggetto presente e dallo sviluppo della lingua per indicare l'oggetto presente a qualcuno che era lontano, chiamandolo a gran voce. Ma che al di là di tutto questo c'era una logica naturale dello spirito umano e che il maestro insorpassato di questa logica dello spirito naturale dello spirito umano non era arabo ma era greco. Ora, mi fermo perché penso che, come è stato detto molto bene da Pierpaolo, uno si lascia prendere la mano perché appunto Mauro era molto appassionato di questi argomenti e se fosse presente qua tra noi ci trascinerebbe in una discussione molto lunga. Grazie. Mauro Berani, se gentilmente. Bene, ringrazio il Presidente appunto di avermi dato la parola e vorrei cominciare questa mia chiacchierata facendo vedere qualche foto di Mauro e parto dal, forse qui ho bisogno dell'aiuto dei tecnici, Mauro secondo me era un genio, come tra gli umani ne nasce uno ogni tanto, perché comunque è stato veramente un grande, anche apprezzatissimo all'estero. In questa foto lo vedete secondo da sinistra, giovincello, nel 92, a un convegno a Nonantola, e quello al centro è il professor Sermoneta e poi ci sono tanti altri, Bruno Chiesa davanti accosciato e dietro c'è Paolo Sacchi, Tamani a sinistra. Questa è sempre quell'occasione a Nonantola nel 92. Qui invece nel 2004 partecipava molto ai convegni dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. Siamo a Caltabellotta per il primo congresso su Guglielmo Raimondo Moncada, oppure Flavio Mitridate, questo ebreo siciliano convertito che sa tante lingue, chiamato Mitridate per questo, e che è un ponte anche proprio linguistico. È il primo che ha tradotto un pezzo di Corano. Sì, qua invece siamo a Bertinoro nel 2001 a un congresso su Guerra Santa, Guerra e Pace nei tre monoteismi. Mauro è il secondo da sinistra, poi c'è a destra Günther Stemberger e altri. Qui siamo sempre in quell'occasione e Mauro invece questa volta è a destra con una chioma nera in secondo piano, dietro quella signora che ha quel cappotto colore un po' azzurro molto scuro. Qua al secondo convegno di sempre su Flavio Mitridate, che si è scoperto essere nato a Caltabellotta, il convegno sono tutte e due a Caltabellotta, con Angelo Michele Piemontese e Mauro che fa la sua relazione nel 2008. Qui è sempre l'occasione del 2008. E qui invece siamo nel 2012 a un convegno, diciamo, della Italiana Studio Giudaismo sui tesori della morte, ma insomma che gran tesori non sono, ho aggiunto.
E qui invece è l'ultima volta che partecipò al convegno su ebrei e magia, dove presentò, appunto, parlò un po' della concezione di Maimonide, e abbiamo Giuseppe Veltri a destra e Marina Cafiero a sinistra e Mauro al centro che facendo la relazione. Questa invece è sempre quell'occasione, a sinistra con la moglie e poi invece a destra con Stefano Arieti, bolognese, ecco. Questo diciamo che mi ha fatto piacere, questa, ecco. E allora, secondo me, la genialità di Mauro parte col fatto che lui, come prima cosa, ha studiato un sacco di lingue. Studiare un sacco di lingue è fondamentale, perché hai lo strumento per passare da una cultura all'altra. E per quanto qualcuno dica che tradurre è tradire, però è anche tradere, sostanzialmente più uno conosce lingue e più ha un certo potere anche, diciamo, culturale, perché può passare da una lingua all'altra e può fare dei discorsi di comparazione generale. E alla fine la traduzione è sempre stata necessaria, alla faccia che i rabbini, quando hanno perso l'ebraico dopo l'esilio babilonese, e perché quando tornano parla aramaico babilonese, però si devono adattare in Palestina all'aramaico palestinese, e dicano che è maledetto il giorno in cui è stata tradotta la 70 nel terzo secolo avanti, no? E però è fondamentale, perché gli ebrei della diaspora alessandrina erano grecofoni e capiscono solo il greco. Del resto, tornati dall'esilio in Babilonia, devono chiedere a qualcuno di tradurre in aramaico, perché la gente ha perso l'ebraico, no? E quindi alla fine la necessità di tradurre accompagna sempre gli uomini e le culture. Quindi è importantissimo questo fatto, e Mauro ha cominciato la sua preparazione imparando un sacco di lingue, no? Quindi fondamentale l'arabo, l'ebraico, ma anche tante altre. Vorrei fare una piccola aggiunta che forse pochi sanno. L'ebraico, dopo l'esilio babilonese, è stato perso come lingua della vita quotidiana fino al Novecento col sionismo, quando risorge l'ivrit, l'ebraico moderno. Ma gli ebrei in Occidente pregano in greco e leggono la Bibbia in greco, certamente documentato fino al 551 con Giustiniano. Quando degli ebrei chiedono a Giustiniano, imperatore, di poter passare all'ebraico, dice no, restate nel greco, perché la 70 è garantita, e così non andate a tirare fuori questa deuterosis del Talmud, delle favole talmudiche. E sapete dove rinasce l'ebraico? In Occidente, non come lingua della vita quotidiana, ma come lingua colta negli epitafi delle catacombe di Venosa nell'VIII secolo. E dobbiamo aspettare ancora 2-3 secoli per la prima opera in Occidente scritta in ebraico. Poi si va avanti. Ma queste sono cose molto importanti, cioè alla fine gli ebrei di Alessandria d'Egitto scrivono, o della diaspora diciamo anche egiziana, compongono nel V secolo avanti papiri in aramaico, che sono la tappa più importante successiva della deformazione del fenicio, perché l'ebraico arcaico non è altro che fenicio usato dagli ebrei, ma come anche di altre lingue. E poi cosa diventeranno le lingue? Come ogni cultura coi secoli le modifica, no? E una modificazione significativa sono questi papiri di Elefantina del V secolo avanti, dove già c'è qualcosa che si avvicina a Qumran, 2-3 secoli dopo. Allora, Mauro, tra l'altro, genialmente ha potuto lavorare, grazie alla sua preparazione linguistica, a
alla stratificazione del sapere, perché il sapere, anche la riscoperta del sapere, ha una sua stratificazione, che Mauro ha capito benissimo. E qual è? La riscoperta dei classici, no, diciamo preservati molto nel mondo siriaco specialmente, no? Ma sono in greco, ma la riscoprono diciamo i musulmani nello splendore progressivo del loro regno, delle loro conquiste, e traducono in arabo. La scuola di Cordova è importantissima, Maimonide vive a Cordova e la sua lingua madre è l'arabo, e Maimonide ha scritto tutte le opere in arabo meno una, il Mishneh Torah. Lui vivo, i traduttori, tibbonidi e non tibbonidi, lo consultano quando c'è qualche punto che non sanno bene, possono consultare l'autore che ha scritto in arabo, se hanno capito bene, quelli che vogliono tradurre in ebraico per gli ebrei d'Europa che non sono arabofoni, no? E quindi allora c'è una cultura greca riscoperta, tradotta dal mondo arabo in arabo, ma non è senza problemi, perché io penso che tendenzialmente prima ci sono degli oggetti, delle cose in cui un uomo vive e delle creazioni di pensiero che ha creato. Prima le crea, poi gli dà dei nomi, no? Gli dà dei nomi. Ma molte volte nel passaggio al mondo arabo delle concezioni del pensiero greco non ci sono. Allora devi dare un nome in arabo a qualcosa che nel tuo pensiero arabo non c'era, lo prendi dal mondo greco, perché è un bel concetto che non avevi, però devi battezzarlo con una parola. E dopo però gli ebrei dal greco, gli ebrei dall'arabo che ha tradotto dal greco devono tradurre in ebraico molte cose che nella cultura ebraica non ci sono. Volete un esempio? Amore in ebraico c'è una parola sola, ahava, come in italiano, che può andare da Dio alla prostituta. In greco no. Eros, che è piaciuto molto poco alla 70 e ha tutta una certa linea, è stato piuttosto espunto per i problemi che pone. Poi c'è filia, poi c'è agape, sfumature, ma in ebraico queste non ci sono. Allora, ho fatto un esempio, ma quanti concetti greci mutuati poi nell'arabo, in ebraico, nella concezione ebraica non ci sono, prima della filosofia ebraica? E quando gli danno questo nome, gli succede che forse hanno prima il termine della realtà, e quindi mentre di solito è la realtà che crea un termine poi per definirla, qui succede un po' il contrario, no? Ma e allora ci vogliono solo dei geni come Mauro a fare tutto questo passaggio, no? Dove, come diceva giustamente la collega d'Ancona Costa, Mauro non è mai alla ricerca della parola, cioè della parola in sé, ma del concetto, cioè del significante di quella parola. E infatti quando devono dare questi nomi a realtà che nel mondo ebraico non ci sono o non c'erano, prendono forse qualche cosa che si avvicina un pochino, ma certe cose si avvicinano poco, per cui è anche una creazione, o se no delle parole che nell'ebraico biblico, piuttosto che della Mishnah, piuttosto che poi medievale, magari quella parola lì ha assunto un significato completamente diverso da quello invece del linguaggio filosofico. Quindi sono problemi, diciamo, molto molto importanti, e anche da persone intelligenti. Io di solito ai miei studenti dico sempre che c'è stato un inglese dell'epoca, no? Per me il primo inglese dell'epoca è l'aramaico. Il secondo inglese dell'epoca, cioè che più o meno insomma tutti parlano come lingua franca, è diventato dopo l'aramaico, è il greco ellenistico. Il greco ellenistico. Dopo il greco ellenistico, pian piano
sicuramente diventa il latino. Il latino, no? Gerolamo traduce in latino la Vulgata, latino. Però col Corano, che è una molto tarda prima cristallizzazione in un testo letterario, no? Perché magari l'arabo l'hanno parlato anche per molti millenni prima, ma non lo conosciamo perché nessuno ha fatto la foto, nessuno l'ha fissato in un corpus letterario. La prima volta è il Corano, relativamente tardi rispetto, non so, alla Bibbia ebraica, eccetera, no? Cioè succede questa cosa e sostanzialmente, certamente credo che forse c'è stato per un certo periodo due inglesi, l'arabo per il mondo arabo e il latino per l'Europa in pratica, no? Poi forse l'arabo un pochino cessa e resta forse, non si sa bene. Però guardate che queste sono cose importanti. Delle volte io mi chiedo questo, ma che il Nuovo Testamento sia stato scritto nell'inglese dell'epoca, greco-ellenistico, rispetto a tutti i testi dell'ebraismo che sono stati scritti in ebraico e aramaico. Volete sapere che ritengo che fa la differenza? A Roma potevano leggere le persone colte il Vangelo come uno colto legge l'inglese oggi. Non so, secondo me, se poi l'ha voluto Dio vuol dire che l'ha voluto Dio e sta bene così, ma non è poco che il Nuovo Testamento sia stato scritto a un certo punto in un inglese dell'epoca. Secondo me è significativo. Comunque, allora, Mauro gioca anche in questa splendida tabella che c'è alla fine del suo testo, sempre sulla semantica, ed evita una stupidaggine di oggi che vi voglio raccontare, perché è troppo veramente ridicola, no? Siccome Mauro parla di esem, che vuol dire osso, ed è quella parola che quando finalmente Dio, avendo visto che non c'era tra tutti gli animali una partner per Adamo, gli fa la prima anestesia della storia, no? E gli cade la tardemà, il sonno profondo, e si addormenta, gli prende la costola e fa la donna. Quando arriva dice Zota pa'am etzem me atzamai, no? Questa volta è osso delle mie ossa, u besar mi besari, e carne della mia carne, in ebraico. Questa si chiamerà donna, no? Allora, etzem vuol dire osso, però, come spiega Mauro successivamente, ha voluto dire, come se noi dicessimo, l'osso del problema, quindi lui stesso, se stesso, no? Proprio lui. E per esempio i copisti ebrei nel 3-400 dicono, molti non sono copisti professionali, molti ebrei copiano per sé, e dicono nel colophon, ho copiato io questo le azmi, per me. Quindi da etzem, osso, a asmi, che vuol dire me stesso, io stesso, e fa tutto lo studio. L'ebraico, per dire in quello stesso giorno, dice be etzem ayom au, tradotto in italiano, nell'osso del giorno il quello, ma vuol dire in quello stesso giorno. Oggi che van di moda, anzi oggi già da parecchio, traduzioni calco interlineari di certi cattolici che hanno studiacchiato l'ebraico, ti dicono che per capire meglio la parola di Dio devi tradurre non in quello stesso giorno Mosè consacrò 5 sacerdoti, ma nell'osso di quel giorno, del giorno il quello, Mosè sacerdotò, perché in ebraico è kien kohen. Allora, questa veramente è la follia di qualche pazzo che ritiene di rendere la parola di Dio meglio raggiungibile con delle sciocchezze di questo tipo. Mauro le evita, perché Mauro era uno che poteva veramente lavorare. Posso raccontarvi, nel 92 viene a casa mia, da me invitato, perché avevamo comprato il multilingual. Il multilingual era un sistema elaborato in California che poteva scrivere ebraico con i primi computer, comandi DOS, CTRL ALT FC, qua qualcuno, non so, sì qualcuno vedo dall'età, ha usato i comandi DOS, e per fare le note, pazzesco, no?
è venuto per insegnarmi a usare il multilingual, che poi, andato avanti il computer, i testi non sono più stati recuperabili. Comunque, no, è venuto apposta così. Spesso veniva ai convegni, era un piacere averlo, ma lui parlava e poi sempre col suo tono un pochino timido, un pochino dimesso, si metteva lì, insomma, però è sempre stato, io ho avuto sempre un rapporto molto bello di grandissima amicizia con lui. E io mi fermerei anche qua, ecco, perché ho provato a dirvi qualcosa di quello che mi sembrava di avere capito della genialità. Quindi lui, se non avesse imparato 13 lingue, io non sapevo neanche che fossero 13, ma tante, e beh, insomma, questo è stato una premessa sine qua non del cammino che lui ha potuto fare. E quindi sono contento, così, insomma, vedo che qua ci sono anche i suoi parenti, c'è il suo figlio. E niente, beh, posso raccontarvi una cosa che è piuttosto ridicola, ma spero che non sia intesa in maniera male. Mi è venuto a fare il servizio civile nel laboratorio a Ravenna un ragazzo, parla come Mauro Zonta, quel modo pacato, quel modo calmo, così, mi ha colpito sia me che la mia collaboratrice. Non significa nulla, ma sarà che io ho una foto grande in studio che feci per pochi giorni dopo che era morto, per il congresso lo feci per l'associazione, quindi direi che ce l'ho doppiamente vivo nella foto molto grande che avevo fatto per i convegnisti. E niente, adesso me lo fa ricordare anche questo ragazzo che parla come lui, proprio esattamente. Grazie. Buonasera, prima di tutto. Non so se mi conoscete tutti, ma alcuni di voi mi conoscono. Io ho lavorato, sarebbe troppo poco dire, ho cooperato con Mauro da tanto tempo. Non so quando ci siamo conosciuti, ma mi ricordo bene quando sono stato chiamato da professore ordinario dell'Università di Halle-Wittenberg, che dopo alcuni anni mi arriva una lettera da Wellcome Institute di Oxford, perché Mauro si è presentato al concorso ad Oxford. E ho avuto anche un po' la chutzpah, l'impertinenza di chiedere tutti i lavori di Zonta. Perché ho detto, se devo fare un lavoro, devo avere tutti i libri. E quando mi sono accorto quanto aveva pubblicato in così poco tempo, non poteva essere che molto positivo. Infatti il posto gli è stato dato subito, ma lui l'ha rifiutato perché l'Università di La Sapienza intanto l'aveva chiamato. Poi è stata la prima occasione, ne abbiamo avuto tantissime, anche perché il nostro lavoro, una delle caratteristiche veramente di Mauro è sempre stata questa qui, che cosa che non fanno tanti professori e neanche tanti docenti e neanche tanti assistenti e così via, così via, quello di rispondere nel giro di 5 minuti a tutte le email. Non so se lo faceva con tutti, ma ho saputo che lo faceva anche con molti, almeno che negli ultimi tempi meno, certamente per motivi ovvi, ma anche lì. Per cui ogni volta che l'ho invitato ha detto sempre sì, mai no. Per tutti i convegni in Germania e altrove, anche da altri, ha subito risposto sì. Il lavoro che ci ha unito è stato proprio ed è proprio il lavoro sulle traduzioni, il lavoro specialmente sui manoscritti, e negli ultimi tempi è stato quello che io sto facendo e che era uno dei suoi progetti che voleva fare anche lui e che avrebbe contribuito sicuramente, e cioè un thesaurus delle forme filosofiche ebraiche dall'Ottocento al 1500, dall'VIII secolo fino al 1500.
che è il periodo classico della filosofia ebraica e anche araba. Chiaro. Questo qui, questo progetto non si può fare da soli, è un, praticamente un search engine, pure un database che ci costerà alla Germania sui 2,5 milioni, perché bisogna tenere presente non solo del programma ma anche del lavoro che bisogna fare, bisogna leggere i testi, trovare le forme, e queste forme anche nel, e questa è la cosa più importante di questo thesaurus che si chiama Pshat, questo porterà a trovare subito non solo le forme ma anche chi li usa, non solo le forme ebraiche ma anche i calchi arabi o greci o latini e così via. Sarà un lavoro che qui è stato subito entusiasta, insomma, venendo ad Amburgo, venendo a Halle prima, poi ad Amburgo dove adesso lavoro, è stato uno di coloro che ha subito visto l'utilità di tutto quanto. Questa è la prima esperienza. È stato usato un termine prima, il termine Mauro era un tipo dal periodare secco. Che significa? Significa che andava subito ai fatti, non c'aveva le teorie grandissime, belle, che cercano di far capire come una terminologia si sviluppa o non si sviluppa, ma andava subito ai manoscritti. C'aveva una memoria pazzesca. Citare il manoscritto sulla pagina, retroverso, insomma, ce ne vuole, c'è una memoria fotografica. Io non lo so se questa sia stata la regola, perché io lo conoscevo solo da quello che diceva, ma penso che sia stata la regola per lui. Significa che andava ai fatti, alle citazioni, al contesto, a quello che un autore diceva o non diceva. Ed è un elemento fondamentale, perché bisogna pur dirlo, anche se questo probabilmente non piace a tanti filosofi contemporanei, sì o no, la filologia è, per le scienze umanistiche, quello che è la matematica per quelle le scienze naturali e altre. Cioè, c'è almeno, non nella filosofia analitica, scusate un po' l'accento un po' polemico, che vuole cercare di diventare matematica. Matematica è molto più la parola. La parola, perché la parola può avere tanti significati. Se ricordate, Umberto Eco ha cominciato con il suo exploit con l'opera aperta, e dopo alcuni anni ha dovuto dire che ci sono proprio limiti dell'interpretazione. Perché la filologia può dare molti significati, ma non tutti. Non tutti è possibile dare significati, perché c'è un limite nella definizione. Questo limite è insito nella parola, è insito nella cultura. Questa è una cosa importantissima. Anche perché per capire il libro che stiamo parlando, non parliamo soltanto di Mauro come studioso, ma Mauro che ha incitato la ricerca, ha portato la ricerca avanti sulla filologia classica, sulla filologia filosofica, che è una cosa molto difficile. Quando ho studiato ebraismo ed ebraistica all'Università di Berlino, ho studiato soprattutto il mondo antico. Infatti la prima opera è stata sul concetto di traduzione nel mondo ellenistico e rabbinico. E quando, alla fine degli anni 90, è venuto Carlos Frenkel, che adesso è un grande specialista di pensiero arabo ed ebraico, è venuto a tenere un discorso su un frammento di filosofia, tutti quanti ci guardavamo, perché noi eravamo abituati al linguaggio antico, e vedere che la parola non ha più il senso antico è cambiata. La lingua ebraica, come le altre lingue, quando si parla di filosofia cambia significato, cioè non cambia significato, e la parola c'è un altro significato. Bisogna stare attenti a questo elemento, quello che fa Mauro poi nel suo lavoro, fa vedere come cambia significato. Come cambia significato significa che viene appropriato, il significato viene, non è dato dalla parola. Il traduttore cerca, questo lo vediamo sempre quando leggiamo i testi del 1200, 1300, 1400, il traduttore cerca una parola e su quella parola proietta il significato.
È un lavoro veramente pericoloso, perché qualche volta può dare anche risultati sbagliati o risultati che sono problematici, però è così. L'ebraico non è che non contiene parole, non c'è una a livello rabbinico una tradizione filosofica, cioè nel senso non ha tradotto testi, e queste le parlerò domani. La traduzione di un testo non è, come si ritiene normalmente, che noi ci appropriamo della filosofia generale. Noi nella traduzione rendiamo una filosofia generale. È il contrario, lei l'ha detto anche. Il discorso di aprire l'orizzonte significa che per un testo che nessuno ha letto se non nella propria lingua, a questo punto si legge in un'altra lingua. Si apre. E aprendo questa è stata la... Non il discorso, io sono un po' polemico, non è il discorso sulla ragione che ha portato la filosofia greca a diventare universale, ma le traduzioni. Cioè, le traduzioni delle traduzioni e lo sviluppo della traduzione. Chi ha portato, e poi torniamo al discorso ancora più polemico, chi ha portato la filosofia greca ad un linguaggio universale è stata prima le traduzioni in latino, poi le traduzioni in siriaco, poi le traduzioni in arabo, poi l'altra volta con l'arabo in ebraico e così via, così via. Questa traduzione, tradizione della tradizione ha fatto la filosofia greca qualcosa di universale, cioè per gli altri. Nel momento in cui non si traduce più nulla, non c'è più. Oggi abbiamo anche l'altro elemento, per esempio Heidegger. Scusate, ma io non sono un fanatico di Heidegger per nulla. Però mi sono accorto che sta acquistando un rilievo universale proprio per traduzioni che sono state fatte in America, in americano, sono state fatte in italiano già prima, sono state fatte anche in ebraico, usciranno tra poco, sono già uscite, in giapponese e in cinese. Questo rende un autore universale. Non è l'universalità per sé, ma sempre per la traduzione. L'autore vive nella traduzione, se non c'è la traduzione non vive più. O resta solo in quella cultura, se resta in quella cultura, così è. E così torniamo a quello che dice Silvia Fazio, citando Afnan, che a questo punto bisogna stare attenti di non fare ideologia in questo caso. Afnan dice che le lingue semitiche sono ancora incapaci di esprimere adeguatamente il pensiero. Si parla del verbo essere, ma questo è un pregiudizio. Assolutamente, praticamente Silvia Fazio, ma ancora molto prima. Ne parlavamo prima con Silvia Fazio, con il professor Fazio, che questo è un pregiudizio che va ancora molto più a fondo di quanto si pensi. Ma il primo che ne esprime questo giudizio non è Afnan, ma è Friedrich Wolff, che è il fondatore delle scienze dell'antichità. Ha avuto la sua come fondatore, perché è lui che ha portato il greco e il latino nelle università, è lui che lo ha portato anche come scienza autonoma. E la prima volta che lo ha fatto, una cattedra di scienze dell'antichità, è stata all'università di Halle, ma Halle solo. Questo lui dice chiaramente che il pensiero non semitico ma ebraico non è capace di un pensiero universale. Ecco perché bisogna fondarsi sull'ebraico e sul greco e sul latino. Questo è un pregiudizio tremendo, perché in fin dei conti la cultura greca è sopravvissuta tramite il pensiero arabo, tramite il pensiero ebraico, ritorna poi, precedente il pensiero latino anche, ma ritorna poi nell'Occidente, diciamo, voi siete tolti fuori. Cioè voi non sapete neanche pensare. Non mi metto a discutere adesso la questione delle einali e non einali, cos'è la copula o non copula, ma resta il fatto che si punta da un punto di vista razzista quello che uno ha ricevuto dall'antichità. Questo è interessante, bisogna pensare. Va bene, Mauro non ce l'aveva questo elemento di farsi un'ideologia, ha fatto sempre un lavoro che diremmo un lavoro eccezionale, perché è sempre stato fondato sulla fonte, fondato sulla semantica, fondato su quello che veramente è il punto. Certo che per
non è che è finito il lavoro di Mauro, ancora all'inizio, assolutamente all'inizio, e mi fa molto piacere vedere. Non è che qui fa cosa. Vedere e capire che ancora siamo all'inizio, che dobbiamo ancora fare moltissimo su questo. Mi fa piacere vedere che c'è anche tutta una cluster di giovani studiosi italiani che purtroppo stanno lasciando tutti l'Italia e venire in Germania, venire in America e così via, che ha imparato la filologia e l'ha imparata molto bene. Ecco perché noi, sono tedesco in questo caso, e noi siamo molto contenti e li riceviamo, stanno da noi molto bene e speriamo di continuare, non so, proprio perché questo qui, riuscire a portare quest'amore per la filologia, quest'amore per la filologia classica, quest'amore per la storia della filosofia, portarla avanti è la cosa importantissima, anche per capire, ancora c'è molto da fare. E io dico solo un esempio, dove io dico bisogna ancora lavorarci. È vero che il periodo rabbinico significa dal primo secolo fino all'ottavo nono, così si chiama periodo rabbinico tradizionale. E il periodo rabbinico non ha un confronto diretto con la filosofia, ma indiretto c'è sempre stato. Indiretto significa che quando si leggeva Aristotele in Siria, i rabbini sono lì, insomma, dove stanno? Tra la Siria e Babilonia, sono lì, hanno avuto. Lo sappiamo benissimo da tante fonti, anche siriache, che c'è stato questo contatto molto, molto vivo e molto vivace tra i due punti. Hanno letto Aristotele, non direttamente, probabilmente l'avranno sentito, Platone si vede, la letteratura scettica si vede ancora e così via, così via. Cioè, non è un discorso nel senso di un testo filosofico, ma è un discorso nel senso che di un discorso filosofico informato, cioè in forma, che costituisce a livello rabbinico. Ed è per questo che i traduttori del 7, 8, 900 hanno usato parole che sono state usate nella traduttura rabbinica. Ed uno è uno dei punti che voglio dire. Questa volta l'abbiamo celebrato, Mauro, questa volta dico no, questa volta lui non ci aveva ragione, quando parla di Derech. No, Derech significa via, metodo. E Falachera, importantissimo perché è uno dei primi lavori di Mauro, lo usa come natura. Cioè, come fa a arrivare uno che se la via sulla natura? Sì, perché nel mondo rabbinico c'è anche il discorso che lui dice per questione linguistica, no, non è questione linguistica, ma nella natura rabbinica c'è anche che d'arca significa con metodo naturale. Si parla di sesso. Va bene, ma il discorso naturale, secondo il mondo rabbinico, significa secondo quello che a quei tempi si chiamava natura. Per cui dice che Derech, lo secondo natura o non secondo natura, viene preso dalla letteratura da Falachera come natura. E su questo si può vedere in tanti altri termini. Purtroppo non esiste una ricerca sul periodo rabbinico che va poi nel mondo filosofico. Si è fatta la ricerca odierna, si incentra molto di più sui calchi di arabi oppure greci o greci romani, no, greci soprattutto, e non ci sono altri. Bisogna ritornare a fare queste ricerche, e questa è la cosa che per tutti i giovani che sono qui e per altri si apre un campo, anche perché se si riconosce, come ha detto anche Mauro Perani, come ha detto anche Cristina, se si riconosce il valore della filologia. La filologia è un lavoro interessantissimo, e se il filologo sta tanti giorni attaccato ai suoi testi, come diceva Nietzsche, che il nostro lavoro è un lavoro piano, bisogna andare piano, non si può avere subito i risultati, fare tutto un bel discorso su che cosa, ma bisogna avere testi fondati. Andare sulle ricerche, bisogna confrontare i testi, non è che l'internet risolva la questione dell'intelligenza, di come leggere un testo. E su questo bisogna pur dirlo che i nostri maestri, e lo chiamo anche il nostro maestro Mauro come
Giulio Chiesa, come altri che hanno, almeno nell'ebraismo e nella ebraistica, hanno aiutato moltissimo la ricerca su questo punto, e ci porteranno a continuarlo. Ed è il nostro compito continuare questo lavoro e continuarlo certamente finché possiamo, imparando lingue. Mi dispiace, ma è così, non si può avere l'illuminazione da Dio, ma se ce l'avete va bene, però generalmente per i nostri studenti questa illuminazione non c'è. Grazie. Grazie. Allora, con questa esortazione alla filologia possiamo chiudere questa bella mezza giornata, che però ha una continuazione domani, non solo su Zonta, ma appunto sul significato che ha il lavoro filologico sul tradurre il rapporto, la storia della cultura come storia di traduzione. Forse questo è un asse importante sul quale del resto è nato a suo tempo il lessico interitaleuropeo. Grazie e buonasera. Grazie.